che si crea questo: se un uomo entra con due belle donne, incomincia a sentire intorno e la gente che dice, hai visto che donne che ha? Come mai? Perché? Qual è il merito di quest'uomo? O non le insidia? No, no, da ragazzi si pensava sempre... con due donne bellissime non ha mai avuto un rapporto con una donna, intendiamoci. Comunque io penso che sia di stimolante proprio per la vita. Vi ho detto prima, le cellule nostre sono intelligenti, quindi si comportano a secondo... Ti ho detto i rincoglioniti, diversi. Ma guarda che non è vero che la gente rincoglionisce, non è vero. Ma chi è rincoglionito? Uno è già coglione. No, no, il rincoglionito è un rimbambito incazzato. Fin da piccolo, e poi non rincoglionisce, rimane coglione. Ma abbiamo appena cominciato, levategli il vino subito, perché che hai fatto questi mesi? Questi mesi, gran lavoro, caro Maurizio, prendo dal calcio, sono contentissimo anche che finalmente c'è un campionato equilibrato, sono 6 squadre che possono vincere lo scudetto, l'ideale. Ecco, perché si possono fare commenti, cose, eccetera. No, prima andava via una squadra, era noi, o la Juventus o il Milan, invece quest'anno sono tutte le Juventus, Inter, Milan, Parma, Fiorentina e le due romane. Ecco, nomina delle due romane, non dire due romane. Beh, ho fatto per fare in fretta. No. Lazio, l'altro come si chiama? Roma, come si chiama? Perdonate. Io poi sono... Tanti mi chiedono sempre che squadra tengono. Giuro che non ho mai tenuto una squadra di calcio. Però ammetto che per la Roma ho un po' di simpatia, essendoci nato, e perché mio padre tifava per la Roma. Bravo. E allora la Roma... Ed essendo Roma nel Lazio hai anche simpatia per la Lazio. Bravo. Ecco, quando fai per programmi Romano... a Milano dice altre parole, perché fa lo sport in televisione è sempre non il è problema. Vero. Questo non mai. Guarda Galeazzi da quando ha detto la sua squadra, poi riceve le lettere degli altri. Questo è l'equivoco del giornalismo sportivo, perché quando uno... tutti pensano che uno tenga una squadra, che può essere umano. Oh, però qual è il problema? Che se tu lo dici, poi diventi un venduto. Quindi non è vero o non è vero? Perché la prima volta che dici... Non importa niente le cose che stai dicendo, non hanno reazione. Vabbè, va dove? Dove vai? Vieni qua. Non frega niente. No. È vero questo, è però. È vero, guarda, vedi che lampeggia, consigli per gli acquisti. Durante le feste di Natale, quel periodo lì, sentivi la gente andava per strada, nei negozi, non vedo l'ora che arrivi il 25, così finiscono ste feste. Ma perché? Ma perché, voglio dire, l'obbligo? Di che cosa? Di stare un giorno e mezzo in casa con la propria amici, i propri parenti? Ma perché? Andiamo a vedere chi sono i parenti. Ah, questo è un altro discorso. Però voglio dire, perché? Mi dà fastidio. Facciamo una vita da pazzi tutto l'anno. Abbiamo un giorno e mezzo da stare insieme, in pace, tranquilli, seduti intorno a un tavolo. Perché dobbiamo averci la tanto? Che nelle feste ci sia malinconia e noia, e questo è abbastanza. Ma perché malinconia e noia? Malinconia, forse perché l'attesa che viene poi... Roberto, no, dico, ma perché solo quello? Cioè, voglio dire, mica soltanto a Natale uno deve stare con la famiglia. Si può anche prendere degli spazi per andare ogni tanto a trovarli. Ma non tutti saranno a prendersi gli spazi, cara mia. Molta gente lavora, e la moglie lavora, il marito lavora, i figli lavorano, vanno a scuola, così ci perdiamo di vista sempre di più in famiglia. Perché? Perché, scusa, uno lavora, l'altro lavora, è la vita oggi, non è così. No, ma semplicemente a me piace, cerca di diminuire questi impegni. Come si fa a diminuirlo? Come si fa a dire la moglie che va a lavorare, perché oggi è mica facile tirare... Stai la notte ad aspettarla. Come? Stai la notte ad aspettarla invece che a dormire. Ma perché che lavoro fa la moglie? Scusa, non ho capito. E non lo sa, lui dice la moglie. Ma non è carino. Ma cosa vuoi, che sia sveglio tutta la notte? Già. Ma poi ti sei sposato? No. E allora? Allora perché parli della moglie? Ecco perché parte non questo, ma lo dici in generale. No, ma siccome le dici ecco la notte, non dire, non dirmi che non dormi la notte in attesa di una moglie. Io? No, se arriva, se no non mi sposerò, pazienza. L'importante è quando arriva che non ci trovi. Sai. Beh, io penso, ti faccio un racconto, velocissimo. Velocissimo. Pensa che io, il matrimonio per me è un qualcosa di stranissimo, giuro. A me almeno 2 o 3 volte al mese faccio questo sogno. Matrimonio, no? Arrivo a... Sto per arrivare... Ma guarda che è una cosa spaventosa. Sto per arrivare in chiesa con questa donna che... cambiano. No, ma com'è questa donna? Bella. È una come loro, bella. A posto è un sogno. Sì, ma non è lei che si ritira poi.
Maurizio. Beh, tu c'è una bella moglie, è facile parlare di una bella moglie. Tu c'è Antonio. Tu c'è una bella moglie. Maurizio, continua. Ma che vuoi? Io non ce l'ho neanche, la moglie. Racconta tu. Vai avanti, stai dormendo ancora. Vai avanti. Racconta Antonio. Allora, rapidamente. Allora, insomma, arrivo davanti alla chiesa con questa bellissima donna. Sì. Tacchiti. Scappa. No. Fuggono. Che carogna che sei pure tu, ma perché non scappare? Magari sono io che scappo, cosa ne sai? No. E invece sto lì, sto per entrare. E arriva Baresi. E vedi, si dissolve. E arriva? Baresi. Non c'entra Baresi. Ovea, come si chiama? Dragotto, che può significare il sogno di Mosca? Che è un saggio. Nel senso che riesce a farla sparire prima che di incontrare la vera. Questo. No, ci sono i pro e i contro, no, guarda, quando quelli dicono beato te che non sei sposato, no, voglio dire, sono molte balle. Tu riconosci invece, tu riconosci di aver paura e quindi... No, io non riconosco di aver paura. No, io non ho paura del matrimonio. No, ma io ho parlato della paura del matrimonio. Guarda che del matrimonio ha paura donne. Soltanto chi lo ha fatto, No, aspetta, c'è una domanda di vera. Volevo sapere se avevi mai chiesto a una donna se ti voleva sposare. Certo, e me l'hanno anche chiesto. Sono stato vicino 3 volte. Al matrimonio. Ma in sogno o nella realtà? No, nella realtà. E poi no. E poi non mi sono sposato, però non è che ho paura del matrimonio, perché andando avanti che hai paura con gli anni donne, non ci del si matrimonio. Rende perfettamente conto dei vantaggi invece del matrimonio. Questa è la verità, qua la vita è pratica. No, ma tu devi dire quali sono. Quali? I vantaggi del matrimonio, dal tuo punto di vista che non sei sposato. Ci sono delle cose, voglio dire, nelle quali tante volte, per esempio, io lo sanno, mai, tu lo sai, vivo in casa con mia mamma da tanti anni malata. Quando a un certo punto devi fare tutto tu, è pesante. È vero o non è vero? C'hai il lavoro, vai a fare la spesa la mattina. Ma che te vuoi sposare perché ti aiuti a accudire tua mamma? No, che ragionamento, però condividere le cose, quando devi fare tutto e ti devi ricordare tutto della casa. Vabbè, dopo questa affermazione non la trovi mai. Perché? Ma chi è che ti dice sì? Ma scusa, voglio venire ad accudire mamma con te. Ma dove sta? Mia mamma, lascia stare mia mamma, metti che io sia solo in casa. Vuol dire, ci sono della vita pratica, delle cose che... Tutta da solo è pesante. Maurizio, se dici queste cose in pubblico, neanche in sogno ti comparirà una donna. Perché infermiera? Ma non ho capito. Allora, a voi mogli che cosa fate? Allora spiegatemi cosa fate le parole mogli. E me lo dovete spiegare. Perché l'infermiera? Perché Barbara, l'infermiera? Lei è sposata? No. No. Sonia non è sposata, Mietta? No. Tampieri. Qui nessuno è sposato. Io, Maurizio, sono reduce da una separazione. Una separazione? È vero, non è sposata, quindi... Però forse nessun errore le può dare un consiglio. Come? Forse mi sposo con Mosca se mi vuole, perché così posso aiutarlo a accudire. E di fare la spesa. No, ma equivocate tutto. Io non c'ho bisogno di chi accudisce mia mamma, che ho già per fortuna delle donne che l'accudiscono. Io dico che ci si accorge da soli che la vita pratica è un problema unita al lavoro. È vero. Allora dico, quando tu c'hai una moglie, una compagna con la quale condividi queste fatiche, queste esigenze della vita pratica, credo che sia un aiuto, o mi sbaglio? No, mi viene ma qui non c'è nessuna sposata, non lo so. Ma vuoi stare seduto? Non so, ma ce ne fosse una che mi dicesse che ero. Maurizio. E non so cosa fanno le mogli. Scusa, non capisco. Credo anche che quello farà. Prima di poter provare l'esperienza di un nuovo matrimonio, tu devi divorziare. Ma da chi devo divorziare? Da te stesso innanzitutto. Da tua madre. Quello è il primo divorzio da fare, la prima separazione fa bene. Ma tu sei pazzo che io divorzio. Un po' sì, però è. Ma tu sei però è un po' sì. No. Allora io questa però questa bisogna un po' il separare. Il discorso sul matrimonio fa venire in mente. Non divorziare a tu. Mi fa venire in mente una. Quanto persone faccia successo e sia bella perché fa successo come odio, questo è un vecchio discorso, però comunque vuol dire che è seguita. La Carrà cosa fa? Avrà copiato, dicono che ha copiato da Non dimenticato lo spazzolino da denti, Portobello, Castagna, non mi interessa. Però ha riscoperto in diretta in televisione sicuramente i sentimenti più intimi che tante volte abbiamo dentro, no? Il se bambino. Se continui a parlare così mi commuovo. Come No. Vedi però, allora vedi che arriviamo. Però quando poi? Allora vedi, ecco, allora siamo i piagnucolosi. Allora allora dobbiamo essere coerenti con le nostre scelte, con quello che diciamo. L'uomo è diventato una bestia perché ha perso i valori. È vero! Perché? È così! Perché una volta mi hai attaccato e io parlavo di valori? No, io non ti ho mai attaccato i valori. Con me non ero io, sarà stato un altro.
L'altro muso. Scusa, io ti prendo, non lo so. Io non ti ho attaccato sui valori. Scusa, non ho capito come finisce il tuo discorso. No, finisce che dice, allora, mettiamoci d'accordo, perché ogni volta caramba. Che parliamo... No, no, vedi, anche tu sei ironico sulla caramba che sto prendendo. Ma vedi? No, ma non allora, sono ironico. Vuol dire che la gente ha piacere di riscoprire dei sentimenti. Il fratello che ritrova la sorella dopo 30 anni. Saranno banalità, sì. Saranno cose ovvie. Ce ne sono tanti no, altri tutto. Più importanti. Sì, no, beh, no. Sì, no, però tutto allora, quello che commuove che commuove non è mai allora retorico. Anna Maria volevo dire non una mai... cosa sì, non è mai retorico quello no, che aspetti commuove. Aspetti no no scusate Anna Maria dice suo fratello era un grado non bestiale cioè sai la madre la mamma esce con 30 lire compra 5 uova che costano 5 lire l'una con quanti soldi torna io mettevo una riga perché non capivo assolutamente allora a marzo mi hanno ritirato la scuola hai fatto due volte la terza elementare e poi sono un po' maturato Poi hai fatto due volte il quinto ginnasio. Due volte la quinta ginnasio. E la maturità ho avuto a ottobre. Italiano, sono andato fuori tema. Italiano? Italiano. Aspetta, chimica e scienze, che erano le materie scientifiche per me, era una tragedia spaventosa. E sei passato a ottobre? Sono passato a ottobre. Ho avuto anche ginnastica a ottobre. Alla maturità si promuove? Non è male promuovere. Adesso c'è ginnastica. Alla maturità. Sì, educazione fisica. Educazione fisica. Beh, sì, lo so che l'ho detto. Però che non so se c'è ancora. Io fui bocciato perché... Ma quando sei diventato un atleta, allora? Quando atleta? No, ma quale atleta? Ma scusa, perché ti ha bocciato? Mi ha bocciato... Era un cretino, scusa il termine, perché tu pensa che roba. Questo qui, scusa, è possibile. Io avevo fatto l'esame di fisica. Avevo preso uno, due, una roba, non capivo, è una cosa bestiale. Arrivo stravolto in palestra ginnastica. C'era un professore al di là della cattedra, così, con gli occhiali. Sentiamo Mosca, il primo. Che cosa voleva subito da me? Io non mi conosco. Ma che gioco, ma che perché? E allora arriva lì. Non poteva dirlo. Mi dica quanto è larga la pedana del lancio del peso. Io dico, ma adesso non mi ricordo più, la dissi giusta, dico, è un po' più piccola di quella del lancio del peso. Perché l'ha mai portata in spalle? Non ci ho più visto. Ho saltato la cattedra, gli ho levato il giornale e ho detto, ma professore, io ho già preso due in fisica. E lui ha detto, lei prende due in ginnastica. Sono dovuto andare a ripetizione di ginnastica in agosto. Guarda che è il colpo, è una cosa inaudita. E ho avuto quattro materie. Italiano, pensa che fortuna, il professore di Palermo, lei di Palermo quel bar, un professore di Palermo piccolino, come me. Ha parlato Meneghini. Che idea? Come noi. Ma io andavo allora al mare a Renzano, non me lo trova nello stesso stabilimento dei bagni. L'hai affogato? Era il no che! No, era lei che vergognato, ormai era andato fuori il tema, no? Allora è stato gentilissimo. Poi a ottobre sono passato sei. Poi fisica è stato un altro macello. Chimico un altro macello, ginnastica 8, eh? No, poi sapevo tutto, tutti i tipi di cose. Perfetto. Allora mi hanno dato 4-6 e sono passato. Poi mi sono iscritto a legge. No, era per capire. Hai finito gli studi? Perché ho cominciato legge, ho fatto il primo anno, credevo che si potesse. No, dico adesso, l'hai finito gli studi? Nino Nutrito te l'ho raccontato. Abbiamo impegnato in uno sfascio di traversino con lo sviluppo del pallino 4 fatto portando la vice campione del mondo di biliardo. E da qui a sviluppare le 5 sponde per il pallino a 4. Insomma, cioè, cinque sponde non è facile. Faccio un traversino con pallino a 4. Traversino, va certo. E che cacchio? Vediamolo. 5 sponde. Vai. Sì. Metta il gesso. Un vice campione del mondo. Ma ha fatto un tiro che neanche al bar. Attenzione, barzelletta di Elenio Herrera. Ascoltiamola. C'è una persona molto grossa che ha visto 20 dietetista, 20
dottore, senza riuscisse mai a dimagrire. Come sta riuscito? Questo è un fenomeno. Sì. Allora questo fenomeno lo vede e gli dice: io le faccio dimagrire 15 kg in 10 giorni. Ah, si è capito finalmente. Come? Sì, sì, in 10 giorni. Ma deve fare quello che dico io. E cosa? E che devo fare? Io faccio tutto quello, 15 kg in 10 giorni. Sì. Se lei non deve più mangiare per la bocca, deve mangiare per il sedere. Aia, finita? Bella? Allora, no. Ah, no. Bene, lo faccio, lo faccio. Continua. Se ne va, aia. Dopo 10 giorni viene... guarda, guarda, che c'è? Ti è magrito. Guarda, dimagrito. Dottore, guardate che bene, che terribile. E dice: ma sì, lo vedo, ma perché sta ballando? Dice: no, no, sto masticando la gomma. Beh, è molto bella. È molto bella. Poi che l'abbia raccontata un po' male. Gelato? Gelato cosa? Ma questo perché? Per la gelata. È un regalo. No, c'è questo. No, ma non era. Vabbè. Non era. Tutto di spalle, eh? Sì. Molto televisivo. Certo, come girati. Si chiama? Ciafatti! Ciafatti, tanti auguri! Grazie! Anche a te! Ma senza conchiglia! Ci vuole la conchiglia, Maurizio! Non ho paura di niente! Fenomeno, auguri anche a te! Anzi, ancora Maurizio Mosca, oggi festeggia il compleanno di Bini, se non sbaglio. Graziano Bini. Indimenticato libro dell'Inter. Certo. Sarebbe servito oggi. Ma perché voglio festeggiare il suo compleanno? Domani, perché poi già dobbiamo festeggiare il compleanno di Graziano Bini. Come lo festeggiamo? Non lo so, dice che ha preparato qualcosa, Graziano, ma dopo la trasmissione. Ah, dopo? Ah, dopo? Beh, certo. Se no festeggiavamo adesso. Ma no, in onda, no, si parla di calcio. Ma non si può festeggiare, rompiamo almeno... No, cosa fai? No, si è rotta! Ma cos'era? Lui per festeggiare rompe le palle di tutti quelli che ci rompono le palle ne le possiamo rompere anche noi. Battuta, dammi un po' di palle che rompiamo un po' a pira. Lui festeggia rompendo delle cose, non si sa perché. E ha continuato tutto il giorno. Quella non si è rotta. Non si rompe nemmeno. Intanto segnava il Milan. Certo. Ma questa è azzurra. Ma che pallina, che sto cazzettino.